Davida Sulicic, sono la responsabile del programma Via Vai, contrabbando culturale fra Svizzera e Lombardia. È un programma culturale iniziato dalla Fondazione Svizzera Pro Elvezia, Fondazione per la Cultura, in partenariato con il Canton Ticino, il Canton Vallese, la città di Zurigo, la Erzgöner Stiftung. Abbiamo inoltre il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano. Questa iniziativa è nata un paio di anni fa nell'ambito appunto delle iniziative promosse da Pro Elvezia e si basa fondamentalmente sulla volontà di approfittare da un lato dell'attenzione che c'è sulla regione in vista di Expo 2015, dall'altro l'avvicinamento fra nord e sud con l'apertura del San Gottardo dell'Alp Transit nel 2016 e soprattutto dal fatto che Pro Elvezia ha come mandato promuovere la cultura svizzera all'estero e anche promuovere la lingua italiana in Svizzera. E le iniziative che sono legate a Via Vai sono iniziative che spaziano dalla letteratura all'arte, al teatro performativo, quindi performance, ma quante sono le iniziative che sono state legate quest'anno via Vai e come sono state selezionate, se sono state selezionate o se invece si sono raccolte poi nel momento in cui il progetto prendeva forma? Esatto, allora noi abbiamo creato un bando di concorso, abbiamo invitato delle associazioni culturali in Svizzera e in Italia, in Lombardia soprattutto, a partecipare a questo bando di concorso e a proporci dei progetti con il criterio fondamentale che siano binazionali, quindi che sia una collaborazione fra un'associazione, un'istituzione culturale svizzera e un'istituzione culturale lombarda. Sono stati proposti una settantina di progetti. Tra questi 70 progetti ne sono stati selezionati 19 da una giuria che è stata creata da rappresentanti, con rappresentanti dei diversi partner del programma, e loro appunto hanno scelto 19 progetti. Questi progetti hanno avuto più o meno un anno e mezzo per prepararsi, per preparare un centinaio di eventi culturali in tutte le discipline artistiche. E da quando a quando? Qual è il periodo esatto? Oggi siamo durante l'inaugurazione del primo avvio, diciamo così, di Via Vai, ma poi fino a quando andrà avanti o a esaurimento, comunque al termine, le iniziative che sono state coinvolte? Via Vai viene lanciato oggi, il 7 di settembre, al Museo Cantonella d'Arte di Lugano. Durerà per 8 mesi e terminerà alla fine di aprile 2015, giusto prima dell'inizio di Expo a Milano. Quindi è una sorta di progetto che traghetta quella che è la cultura tra il Ticino e la Lombardia, poi verso l'Expo. Invece volevo chiederti, a Milano ho visto che sono state selezionate anche delle sedi che sono istituzionalmente svizzere, come il Centro Culturale Svizzero. Si avvicineranno però diversi progetti o sbaglio? Nel senso che ci saranno progetti d'arte, nel senso che Arte Riprogrammata farà per esempio una nuova mostra, ma poi ci saranno anche progetti dedicati al teatro, alla letteratura. Come mettere assieme tutte queste discipline? E sono state scelte in maniera quantitativamente, cioè avete deciso tra 19 progetti di dedicarne 5 alle arti visive, 5 alle arti performative, oppure è stato proprio una sorta di potpourri, di grande selezione che avete fatto al di là della ripartizione numerica di quelle che sono le discipline e le arti? L'obiettivo principale di Via Vai è quello di creare una rete di contatti fra istituzioni culturali svizzere e lombarde affinché collaborino, possibilmente anche in maniera durevole. Essendo questo il criterio fondamentale, i giurati, facendo appunto parte della giuria, hanno scelto soprattutto progetti che abbiano delle associazioni culturali, delle istituzioni culturali che lavorano in maniera professionale. Possono anche essere associazioni di più piccola misura, magari più underground, però il criterio fondamentale era il loro ancoraggio nella regione e quindi appunto potenziale di durabilità, di collaborazione. Dato questo criterio, non hanno scelto in base al numero o alla quantità di discipline da rappresentare, però abbiamo avuto la fortuna di avere comunque alla fine il risultato di 19 progetti in tutte le discipline artistiche, tra cui multidisciplinari. Molto bello. A questo punto, sul finire, ti chiederei un augurio che presenti o che dia una chiave di lettura a chiunque possa visitare uno o più eventi di Via Vai, che presenti al pubblico questa iniziativa. Un tuo augurio, un tuo pensiero personale.
Io mi auguro che le persone vengano ispirate da questo contrabbando culturale e che abbiano voglia di continuare a scambiarsi anche oltre frontiera. Ti ringraziamo molto.